Ma quanto costa un impianto in pompa di calore? Quanti soldi devo investire per togliere il contatore del gas? Lo vedremo oggi in questo video. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco. Non passo 24 ore senza ricevere un'email oppure un messaggio su WhatsApp in cui mi chiedete: ma quanto costa un impianto in pompa di calore? Lo vedremo bene in questo video, ma prima è importante farti alcune premesse. Un impianto in pompa di calore non può essere definito come un costo, ma come un investimento. Sono due cose completamente diverse. L'investimento ti fa guadagnare nel tempo, le cose che costano invece no. Si definisce investimento perché ti permette di risparmiare dei soldi per il riscaldamento. A volte puoi risparmiare anche più del 50% se ci sono vecchie caldaie a gasolio o GPL. E con i risparmi vai a compensare le spese che hai sostenuto per realizzare l'impianto. A questo poi aggiungi gli incentivi, che sono la detrazione fiscale del 65 o del 50% ad oggi, aprile 2019, oppure il conto termico. Con le detrazioni fiscali è possibile pagare meno tasse per i prossimi 10 anni, mentre con il conto termico ti tornano indietro i soldi in conto corrente in 5 mesi o al massimo in 2 anni. Ma torniamo a noi. Se si tratta di investimento, come fai a chiedere quanto costa? Se vai in banca, chiedi quanto costa un fondo di investimento, oppure quanto costa quel certificato di deposito, o piuttosto chiedi quanto rende, cioè dopo 5-10 anni. Quanto ho guadagnato mettendo da parte questi soldini? Ti posso garantire che nella maggior parte dei casi l'investimento su un impianto che ti permette di togliere il contatore del gas e quindi smettere di pagare la bolletta rende molto di più di un prodotto finanziario. E viste le ultime vicende sulle banche, è anche un modo molto più sicuro perché i soldi rimangono a casa tua e sotto il tuo controllo. Se invece si parla di costi, possiamo parlare della televisione. Possiamo parlare dell'automobile, tutti quei dispositivi che non ti fanno risparmiare, che non ti fanno guadagnare, ma sono solo soldi messi lì su un oggetto che prima o poi butterai via. Investire invece sul tuo impianto ha una resa nettamente superiore a qualsiasi altro prodotto finanziario e tra l'altro lo puoi controllare tu direttamente. Come ben saprai, se in finanza vuoi avere alti tassi di rendimento, d'altra parte avrai anche alti rischi. Quindi il guadagno è legato al rischio. Investire invece nella tua casa per eliminare la bolletta del gas e utilizzare i soldi che risparmi per fare altri investimenti in famiglia è un investimento a basso rischio, inimmaginabile nel mondo finanziario. E a differenza dei mercati finanziari, che sono controllati da politica e dai grossi poteri, questo è sotto il tuo controllo. Naturalmente tutto questo vale solo se chi ti seguirà l'impianto è un professionista ed utilizza prodotti professionali, non certamente quelli che trovi su eBay o sui vari negozi online, oppure nella classica rivendita termoidraulica. Un prodotto professionale che ti fa veramente risparmiare e quindi guadagnare non può essere alla portata di tutti. Quello alla portata di tutti si chiama prodotto di massa, su cui francamente non farei investimenti. Ma allora Samuele, quanti soldi devo investire? Allora, dividiamo da subito due categorie: pompe di calore che fanno solo acqua calda sanitaria e pompe di calore che fanno acqua calda sanitaria, riscaldamento e magari anche raffrescamento. Quelle per acqua calda sanitaria, considerando anche l'installazione, vengono a costare sui 1.300-1.500 euro al netto delle detrazioni fiscali attualmente in vigore in Italia. Cambia invece il budget di spesa per una soluzione per riscaldamento. Con soluzione intendo progettazione, rifacimento centrale termica, accumuli, impianto idraulico, impianto elettrico, monitoraggio e accessori vari, come ad esempio la coibentazione delle tubazioni. Una soluzione di questo tipo viene dagli 8 ai 12.000 euro al netto delle detrazioni fiscali, oppure incentivi vari. Naturalmente è un prezzo indicativo per darti un'idea, perché in ogni caso va analizzato, va fatto un sopralluogo, la lunghezza delle tubazioni, lo stato dell'impianto attuale, il numero di circuiti dell'impianto, le dimensioni della casa e tanti altri parametri da valutare in fase di sopralluogo. Ma questo investimento come te lo ripaghi? Con il risparmio in bolletta. Mediamente un investimento di questo tipo si ripaga in 6-10 anni. E passato questo periodo è guadagno puro per te e per i tuoi figli. C'è poi la possibilità dei finanziamenti e della cessione del credito, ma di questo ne parlerò in un video dedicato.
Se vuoi iniziare anche tu a investire sulla tua casa, affidando i tuoi risparmi a persone serie, affidabili e professionali, allora vai nel link della descrizione del video qui sotto, in modo da fare la tua preanalisi gratuita. E ricorda che i requisiti minimi per poter toglierti dal gas sono: avere una casa di proprietà, avere lo spazio interno per un locale tecnico, spendere di più di 1200 euro di gas all'anno ed avere uno spazio esterno che non sia un semplice terrazzino. Allora ti do appuntamento al prossimo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale cliccando anche sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.